Bentornato in una nuova edizione del nostro TG Monitor. La Digos ha individuato 18 ultras che nelle ore antecedenti il derby Torino-Juventus dello scorso 15 dicembre, in prossimità dello stadio olimpico Grande Torino, si sono resi responsabili di una rissa fronteggiandosi con cinture, caschi e lanci di sedie prelevate da un deor. Per loro è scattata la misura del DASPO. La Digos ha individuato 18 ultras che nelle ore antecedenti il derby Torino-Juventus dello scorso 15 dicembre, in prossimità dello stadio olimpico Grande Torino, si sono resi responsabili di una rissa fronteggiandosi con cinture, caschi e lanci di sedie prelevate da un deor. L'immediato intervento del personale della Polizia di Stato aveva consentito che il reato non venisse portato a conseguenze ulteriori e aveva determinato l'arresto di un tifoso juventino, classe 1999, e la denuncia di un sostenitore del Torino. Nei confronti dei 18 soggetti individuati sono state avviate le procedure per l'adozione del DASPO e 8 ultras sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per possesso di strumenti atti a offendere, lancio di oggetti, resistenza a pubblico ufficiale e rissa. Il pentastellato Alessandro Di Battista, in un post sul blog delle stelle, ha affermato che la TAV è una sciocchezza da 20 miliardi di euro. In realtà Di Battista ha usato un termine un poco più forte. All'Italia costa oltre 5 miliardi, alla Francia quasi 9, solo la propria tratta nazionale, e l'Europa ce ne mette quasi 4, quindi sempre soldi dei cittadini, anche italiani. Inoltre l'Europa ha già speso diverse centinaia di milioni, soldi che potevano avere un fine certamente più utile, dato che in 20 anni sapete quanti centimetri di TAV sono stati costruiti? Zero. Nemmeno 5 mm di tratta ferroviaria sono mai stati posati per un'opera che è strategica, tra virgolette ovviamente, da 30 anni, periodo storico durante il quale il mondo è cambiato almeno 5 o 6 volte. E con lui la sua economia e le necessità del nostro continente, così scrive appunto Di Battista, che aggiunge: mettendo da parte le opere strategiche ci sarebbero quelle utili da fare in Piemonte, come una tratta autostradale decente tra Asti e Cuneo, oppure reinvestendo i soldi del TAV nel completamento e l'ottimizzazione di una metropolitana come si deve per Torino. Questo appunto è quanto ha affermato in questo post sul blog delle stelle Alessandro Di Battista, che nei giorni scorsi era stato anche ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e si era lasciato andare a dichiarazioni forti sempre nei confronti dell'alta velocità Torino-Lione, della TAV, e a lui hanno risposto con un post sulla loro pagina ufficiale Facebook le madamin del comitato Sì Torino va avanti. Insinuazioni gravissime che ci offendono, scrivono. Affermazioni davvero molto gravi che insinuano ci siano spinte da parte della criminalità organizzata nei confronti di chi sostiene la TAV. Prosegue, quindi continua questo botta e risposta tra chi sostiene la TAV, l'opera dell'alta velocità, e chi invece sostiene che sia un'opera inutile e dai costi altissimi. E adesso invece andiamo a un servizio in cui ci viene raccontata l'inaugurazione della nuova sede dell'ARPA Piemonte nell'ex sede dello stabilimento Eternit. Inaugurata una nuova sede di ARPA Piemonte in una città simbolo della lotta all'inquinamento e all'amianto come Casale Monferrato. Da oggi quindi una delle due sedi dell'ARPA, del Centro Regionale Ambientale Amianto, ha trovato una nuova casa proprio negli ex magazzini dello stabilimento Eternit. Questa è stata definita da ARPA Piemonte un'apertura altamente simbolica, oltre che utile. Esattamente, l'inaugurazione della sede a Casale Monferrato proprio nei magazzini ex Eternit è altamente simbolico, perché insomma da
fabbrica e distribuzione di morte, oggi luogo di eccellenza e di lotta serrata contro il rischio amianto. La sede a Casale Monferrato è anche una sede fortemente integrata, perché oltre ai 7 tecnici iperspecializzati in tema di amianto del Centro Regionale Ambientale Amianto, più il loro dirigente, ci sono anche 5 tecnici del Dipartimento Territoriale, quindi presidio del Dipartimento di Arpa Piemonte, avamposto a Casale Monferrato, per fare una tutela dell'ambiente veramente a 360 gradi. Arpa Piemonte disporrà per ben 99 anni della struttura, grossi investimenti ci sono stati per realizzarla, ma vogliamo sapere se è possibile avere da lei un chiarimento. Sono stati effettuati dei campioni, molti campioni dal 2007 ad oggi, e nessun campione ha superato una fibra amianto litro. Che cosa significa questo dato? Noi abbiamo presentato proprio in occasione dell'inaugurazione i primissimi risultati di una speciale campagna di monitoraggio ambientale, unica sul territorio nazionale. In queste 5 campagne di monitoraggio dal 2007 ad oggi abbiamo fatto un totale di 1674 campioni e quindi analizzate volumi di metri cubi di aria dell'ordine veramente dei 5 milioni, quindi tantissimo lavoro fatto. Su tutti questi campioni noi non abbiamo mai visto superamenti dell'una fibra litro di amianto, che è il limite previsto dall'Organismo Mondiale della Sanità, un limite molto restrittivo, di una fibra litro di amianto analizzata al microscopio elettronico. Questa è un'attività importante che ben si differenzia invece dalle attività di controllo delle attività di bonifica, soprattutto del polverino, laddove in realtà abbiamo riscontrato delle volte, più di una volta, dei superamenti, e quindi abbiamo dato le indicazioni per il fermo dei cantieri e quindi il riposizionamento di determinate attività. Diciamo che la criticità del sito di Casale Monferrato non è solo per l'amianto sui tetti, ma è proprio la presenza del polverino, quindi quel materiale che proprio da quei magazzini dove noi abbiamo oggi la nuova sede partiva e veniva addirittura regalato ai cittadini di tutto il territorio. Arriva l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti per valorizzare la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di Coldiretti e sostenuto dall'impegno del Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e dei relatori al decreto legge semplificazioni Desi Pirovano e Mauro Coltorti, che va a tutela della salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione. La norma consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimentari l'etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti, ponendo fine ad un lungo e faticoso contenzioso aperto oltre 15 anni fa. E questo è quanto afferma Coldiretti in una propria nota al contenzioso, ovviamente, con l'Europa. E adesso invece andiamo a teatro. Lo scorso weekend al Teatro Alfieri di Torino è andato in scena lo spettacolo Aggiungi un posto a tavola e noi abbiamo incontrato i protagonisti. Don Silvestro riceve una chiamata molto importante dall'alto, e quando dico dall'alto intendo dall'alto proprio. Da Enzo Garinei, proprio da Dio, sì, che la voce di lassù è lui, riceve una telefonata che gli annuncia il secondo diluvio universale.
E quindi questo pretino si deve attrezzare per salvare il suo paese, i suoi, come si chiama, parrocchiani da questa tragedia. Poi l'epilogo sarà diverso, ma insomma questo è. Come mai proprio questo paesino? Cioè, è stato fortunatissimo sto paesino. È quello che dice pure quando glielo chiedo, gli dico: ma perché proprio noi? Perché proprio il mio paese? Lui dice: perché no? E di fronte a questo non si può dire altro. E bisogna costruire un'arca, giustamente, diluvio universale, l'arca ci va per forza. Servono i soldi, ma secondo voi il sindaco darà i soldi per costruire l'arca? Più che i Il soldi, il legname. legname, bravissima, il legname. Il sindaco li dà alla fine perché viene costretto da. Com'è questo sindaco? Ma insomma insomma abbastanza, diciamo, sui generis, un po' tirchio, insomma, diciamo così. Ed è un antagonista, ovviamente, nei confronti di Don Silvestro. Infatti la bellezza e il mio divertimento è proprio in questo, dopo aver fatto già Toto in un'altra edizione, sempre con Gianluca Guidi. Don Silvestro, questa volta mi trovo in un'altra posizione. Ma litiga solo con Don Silvestro o anche con la moglie? Mamma mia, litiga con tutti, è insopportabile, è indisponente il sindaco, è indisponente. Però la moglie vittima, perché comunque lui tratta tutti un po' così, però alla fine vince la moglie, lo convince. Secondo me è la moglie che lo convince a dare il legname alla fine. Completa la famiglia, perché abbiamo la famiglia completa, questa figlia innamorata di chi? Di Don Silvestro. Sì, innamorata di Don Silvestro. E come Don Silvestro contraccambia questo amore? Ma Don Silvestro vive, insomma, nel tormento, perché comunque Clementina è giovane, solare, cerca di trovare mille stratagemmi per portarlo verso di sé, però giustamente ha, insomma, rispetto dell'abito che porta e del celibato. E adesso una piccola pausa, restate con noi, torniamo tra poco. Bentornati alla seconda parte del nostro telegiornale ed è qui con me oggi un gradito ospite, un ritorno, Simone Bobbio, ciao, Buongiorno a tutti. bentornato. Simone che è responsabile della comunicazione del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Esattamente. Ovviamente siamo in inverno e si parla anche tanto di soccorso alpino. Oddio, non è che d'estate succeda di meno. Noi lavoriamo di più d'estate, però d'inverno Non so forse perché mi sembra che il d'inverno sia freddo, il esatto, tempo dà più l'idea così della montagna, avverso, forse. sì. E quindi, innanzitutto, raccontaci un po', nel momento in cui parliamo di soccorso alpino e speleologico, di che cosa parliamo? Sì. Beh, nella stagione invernale noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda il soccorso, tendenzialmente fuori dalle piste sciistiche, per cui escursionisti, sci alpinisti, cascate di ghiaccio, ciaspolatori, tutte quelle categorie di frequentatori della montagna che, nonostante il freddo, nonostante magari la neve che quest'inverno fatichiamo a vedere, amano andare in montagna, avventurarsi al di fuori delle piste battute, scoprire l'ambiente, questi aspetti qua, insomma. Beh, la montagna indubbiamente chi soprattutto la vive e l'ama, mi racconta che è veramente un grande amore nel momento in cui la conosci, se te ne innamori difficilmente l'abbandoni, ecco. Eh sì, poi, insomma, non, cioè, queste cose con noi sfondano una porta aperta perché noi siamo prevalentemente, cioè, prima di tutto appassionati di montagna che poi prestano il loro tempo e le loro capacità e competenze anche ad aiutare persone che hanno la nostra stessa passione. Lo fate come volontari, o c'è un gruppo che va al di là ovviamente del volontariato? No, noi siamo effettivamente dei volontari con, insomma, una preparazione tecnica notevole sia da un punto di vista appunto della movimentazione in ambiente montano, sia anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari, perché appunto forniamo un soccorso tecnico e sanitario,
allo stesso tempo. Quindi, spieghiamolo bene, non solo andate a recuperare brutalmente, cioè in parole povere, magari una persona che ha avuto la sfortuna di infortunarsi, ma potete anche dare un primo sostegno, un primo soccorso proprio nel vero senso della parola, anche medico. Sì, tutti i nostri volontari stanno facendo il corso per per avere gli standard sanitari anche dei volontari della Croce Rossa, per dire, per cui da questo punto di vista siamo in Piemonte, tutti quelli che si occupano di soccorso hanno lo stesso tipo di formazione. In più abbiamo dei medici e degli infermieri all'interno del nostro corpo che sono pronti a partire con le squadre per raggiungere un infortunato e quindi iniziare magari anche a fornire una terapia farmacologica che il semplice volontario ovviamente non può somministrare, e soprattutto per il trattamento di un aspetto molto importante in montagna che è il dolore, perché purtroppo quello, con i tempi lunghi che possono esserci quando c'è un soccorso tempi da di terra, attesa magari tempi di attesa, poi anche comunque i tempi di trasporto, quando non può intervenire l'elicottero significa ore in una barella prima di riuscire ad arrivare all'ambulanza più vicina. Sì, anche perché voi lavorate di concerto con altri corpi, come appunto quello del 118. Sì, per quanto riguarda appunto l'elisoccorso, noi lavoriamo in convenzione con l'elisoccorso, quindi formiamo il tecnico che è a bordo dell'elicottero in ogni missione e che è responsabile della sicurezza a terra di tutta l'equipe. Quindi quando è possibile, e per fortuna è spesso possibile, gli interventi vengono risolti con l'elicottero, che può arrivare più rapidamente e anche in zone estremamente impervie e recuperare rapidamente un infortunato. E in quel caso a bordo dell'elicottero sono anche presenti un medico e un infermiere del servizio sanitario regionale che sono attrezzati a raggiungere un paziente anche in zone impervie e anche lì a fornire la prima assistenza sanitaria. Ovviamente ricordiamolo per mettersi in contatto con voi nel momento in cui si dovesse aver bisogno del vostro aiuto, c'è il numero che poi utilizziamo, numero unico, che è il numero 112 adesso. Il famoso 112, che è adesso appunto il numero unico delle emergenze, ha introdotto un passaggio in più che però consente uno smistamento più efficiente ed efficace delle telefonate, per cui bisogna avere la pazienza di rispondere rapidamente alle domande dell'operatore e a specificare che si ha un problema di carattere sanitario. A quel punto la chiamata viene passata alla centrale operativa, sanitaria, dove noi abbiamo un tecnico in servizio 24 ore su 24 che si occupa di localizzare l'infortunato, perché in montagna non basta dare un indirizzo, e poi organizzare la prima risposta e quindi stabilire se può intervenire l'elicottero oppure devono partire le squadre a terra con lo zaino e l'attrezzatura dietro. Per localizzare come fate? Perché anche i cellulari a volte vi possono aiutare in questo? Sì, il Soccorso Alpino ha sviluppato un'applicazione che si chiama GeoRescue, GeoResQ, che consente schiacciando un semplice tasto dello smartphone di mandare le coordinate di dove ci si trova e quindi è un sistema molto efficace. Altrimenti noi siamo in grado di inviare un SMS dalla centrale con un link, basta toccare il link, si apre una pagina e si invia così le coordinate GPS e in quel modo lì si riesce a localizzare precisamente una persona. Chiaramente ci va il campo telefonico, che in montagna purtroppo non è sempre disponibile, quindi ovviamente una precauzione che diamo sempre è di non andare mai da soli. Ah, certo. Senti, ci sono dei corsi, io immagino, appunto per entrare a far parte, eventualmente per chi volesse sostenervi, entrare a far parte del vostro corpo? Sì, ovviamente si fa una prima selezione che si svolge solitamente tra l'autunno e l'inizio dell'inverno, in cui vengono valutate le capacità tecniche dell'aspirante, Ecco, bisogna avere delle caratteristiche particolari, almeno per iniziare. Bisogna essere appassionati di montagna, saper arrampicare su roccia, su ghiaccio e saper praticare lo sci alpinismo.
Beh, sono già tre cose. Infatti non è una cosa. Sembra, ma non è facilissimo. Però è chiaro che noi abbiamo bisogno di persone che sappiano muoversi in autonomia e sicurezza in qualsiasi terreno montano. E comunque chi volesse contattarvi per provare appunto a frequentare i vostri corsi o comunque candidarsi, come può fare? Contatta la nostra segreteria, ci sono, insomma, si trovano i contatti anche su Google, siamo a Grugliasco e poi verranno date poi le istruzioni di come prendere contatto con diciamo il capostazione o il delegato della zona in cui si risiede e poi si prende contatto diretto con loro e si valutano le motivazioni, le capacità e poi si accede alla selezione. C'è un'età minima? Età minima 18 anni ovviamente, c'è un'età massima, c'è un'età perché massima, bisogna avere anche lì una certa prestanza fisica che è dei 45 anni. Ah, questo... Per entrare, poi dopo... Eventualmente si può continuare dopo, anche sì, oltre 45. Uno che diventa operatore di soccorso alpino poi rimane anche... oltre i 45 fino ai 65 anni, però diciamo che per entrare c'è questo limite. Ecco. Senti Simone, e il rapporto con i quattro zampe? Allora, noi abbiamo appunto le unità cinofile che si occupano di ricerca in superficie e ricerca in valanga. E sono tutti i conduttori di unità cinofila hanno ovviamente un rapporto molto particolare col cane, raccontano delle storie divertenti perché mentre il semplice volontario fa l'intervento, poi arriva a casa, posa lo zaino e lo lascia lì pronto per la prossima occasione, l'unità cinofila si porta dietro un cane che gli tiene compagnia anche nel tempo libero e che deve continuamente... esercitare anche durante la vita, come dire, in famiglia, perché poi il cane vive con lui. È un vero e proprio lavoro anche per il cane. Per il cane, ma io lo definirei un gioco. È vero che ci vanno, noi li consideriamo comunque cani da lavoro perché devono avere una certa capacità a concentrarsi su quello che fanno, però fondamentalmente per loro è un gioco e loro vivono in quel modo lì. Il loro vero istinto, no, di cani, e quindi sono cani... Salvano le vite, quindi voglio dire... Loro non se ne rendono conto. Non se ne rendono conto, però fanno... Loro in realtà cercano la loro gratifica, cioè il manicotto da masticare, e questa cosa li rende però molto soddisfatti e felici, anche se non si rendono effettivamente conto della loro importanza. E in questa stagione invernale fanno i turni nelle basi di risoccorso, pronti a salire sull'elicottero in caso di valanga, ovviamente. Sì, mi ricordo l'anno scorso mi avevi mandato, c'erano dei video in cui appunto si vedeva anche il cane che si lanciava, ovviamente, tra virgolette, dall'elicottero. Questi cani sono addestrati a essere verricellati dall'elicottero, appesi all'imbrago del loro conduttore, e quindi insomma anche quello richiede una certa formazione. Senti, come sta andando quest'inverno in Piemonte? Ma allora, devo dire che tutto sommato... Le cose stanno andando abbastanza bene, ci sono stati alcuni incidenti molto gravi che hanno anche avuto un certo seguito mediatico. Diciamo l'assenza di neve ha tenuto a casa, come dire, gli appassionati di racchette da neve, di sci alpinismo, che ovviamente senza la materia prima non avevano grande occasione di muoversi, perché va detta una cosa, noi tendenzialmente lavoriamo di più quando ci sono più persone in giro, perché per i grandi numeri ci ovviamente sono più probabilità di farsi male. Questo è il motivo per cui ho detto che noi lavoriamo di più in estate, perché anche una semplice distorsione, una caviglia su un sentiero diventa un intervento di soccorso alpino. Certo. E quindi tutto sommato quest'inverno queste condizioni di scarsa neve hanno impedito a molte persone di andare a praticare la montagna. C'è anche da dire che le condizioni sono mediamente abbastanza pericolose perché c'è molto ghiaccio, anche la neve è sempre molto dura, ma questo non ha provocato
degli incidenti particolarmente numerosi, diciamo. Senti, siamo in chiusura. Se tu dovessi dare un consiglio a chi ci sta seguendo, perché è vero che magari si frequenta spesso la montagna e si pensa anche di conoscerla, però la montagna può avere diciamo dei segreti non sono noti a tutti. Quindi un consiglio che ti senti di dare anche a chi si sente esperto. Ma secondo me il consiglio principale in queste situazioni e anche soprattutto in questa stagione dove le condizioni possono cambiare molto rapidamente è pianificare bene l'escursione, l'ascensione a casa prima di partire e quindi magari raccogliere informazioni per telefono con il gestore di un rifugio, con qualcuno che si sa che abita in zona. Perché appunto d'inverno soprattutto la neve, il ghiaccio sono terreni che cambiano molto rapidamente e possono provocare molte difficoltà. E quindi già una buona pianificazione prima di partire evita di trovarsi poi in situazioni spiacevoli. Poi è chiaro che l'incidente, la fatalità esiste in montagna. Può capitare ovunque, certo. E a quello non si può fare prevenzione. Io ti ringrazio molto, ringrazio Simone Bobbio che è responsabile della comunicazione del soccorso alpino e speleologico piemontese di essere stato qua con noi oggi. Grazie a voi di averci tornerai invitato. A trovarci ovviamente. Molto volentieri. Magari d'estate. Speriamo così ci sempre portando diciamo notizie di prevenzione così e non brutte notizie che purtroppo quelle succedono. Sito? Avete un sito, una pagina Abbiamo Facebook? Abbiamo una pagina Facebook che è Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e insomma ci trovate. Mi raccomando, mettete un like se volete seguire appunto magari anche consigli, informazioni, pagina Facebook del Soccorso Alpino e mi raccomando siate sempre prudenti. Grazie per averci seguito e grazie a Simone per essere stato qua con noi oggi. Vi ricordo ancora velocemente, qualsiasi cosa dovesse succedere, il numero unico 112. Ciao Simone. Grazie, buona giornata.